Esordio agrodolce per il neotecnico biancazzurro Daniele Amaulo, subentrato in settimana ad Ammazza l'Orso sulla panchina del Pineto, che torna a casa con un pareggio dal Mancini di Castelfidardo, che ridà un po' di ossigeno ai biancazzurri, incapaci però di riuscire a sfruttare la superiorità numerica nella ripresa. Moduli a specchio per i due tecnici, che si affidano al classico 4-4-2. Amaulo non stravolge il modulo, che si differenzia per 4 undicesimi dalla formazione schierata domenica scorsa dal suo predecessore, parente tra i pali in luogo dell'indisponibile Mazzocchetti, Gianmarino esterno basso a destra, con Leluori in mediana con Esposito e Antenucci in avanti con Ragazzu che parte dalla panchina. De Angelis, che rientra oggi dalla squalifica, deve rinunciare agli indisponibili Gaeta e Albanesi, ma può contare sull'esperienza di Capitan Pigini e Maisco a centrocampo, mentre in avanti spazio a Soragna e al giovane Alessandrelli. I locali oggi in completo nero, con i pinetesi in un'insolita tenuta verde, approcciano meglio la partita. Al terzo Soragna fa le prove del gol, ma defilato sulla sinistra calcia oltre la traversa. Un minuto più tardi è Cameni a provare la conclusione dal limite spedendo alto. La partita si sblocca al quinto, quando sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina Lodi mette in mezzo per la testa di Soragna, che ben appostato sul secondo palo insacca. Palo interno e primo gol stagionale per il numero 9 biancoverde. E lo stesso Soragna al 22esimo serve ad Alessandrelli la palla che potrebbe valere il raddoppio, ma la girata centrale è preda di Parente. Per vedere il Pineto bisogna attendere il 23esimo, quando su una ripartenza veloce Antenucci calcia di prima intenzione a tu per tu col portiere marchigiano, che si salva in corner. Al 24esimo Lodi ha la peggio su un contrasto ed è costretto ad uscire anzitempo dal rettangolo verde. Al suo posto entra Massi, che si posiziona esterno alto con Cameni che si accentra. Il Pineto prova a reagire allo svantaggio, ma fatica a trovare spazi, anche perché il Castelfidardo si chiude bene e al 36esimo è ancora Soragna a farsi pericoloso di testa, ma Parente è attento e blocca. Sul capovolgimento di fronte i biancazzurri trovano il pari. Punizione di Cacciatore dalla tre quarti a cercare Esposito, che di prima intenzione piazza al volo la girata vincente sotto l'incrocio opposto. Terzo gol stagionale da applausi per il centrale biancazzurro, che vale l'1-1, parziale con cui si rientra negli spogliatoi. Nella ripresa il Pineto torna in campo con più determinazione e al 12esimo ribalta il risultato. Sugli sviluppi di un calcio di punizione l'arbitro Zucchetti di Foligno vede un colpo proibito in area ai danni di Antenucci ed estrae il rosso diretto all'indirizzo di Bordi, decretando il rigore che lo stesso Antenucci prima si fa respingere da De Gennaro, per poi ribadire in rete e siglare il primo gol stagionale. Il Pineto, ora in vantaggio, potrebbe sfruttare la superiorità numerica, invece si fa raggiungere immediatamente, dopo appena due minuti, incassando il contropiede vincente di Maisto, che vede Parente leggermente fuori dai pali e lo supera con un pallonetto che fissa il risultato sul 2-2. Ora però gli ospiti, con l'uomo in più, cercano di spingere sull'acceleratore. Al 21esimo potrebbero passare nuovamente in vantaggio, quando Cacciatore pesca Antenucci, che però defilato si trova la strada sbarrata da De Gennaro. È un assedio pinetese nel finale. Al 32esimo, sugli sviluppi di un'azione che parte dalla destra con la punizione di Esposito, Stacchiotti di testa sfiora il palo con la sfera che esce di un niente. Al 38esimo piove sul bagnato per il Castelfidardo, che perde anche Massi per questo fallo ai danni di Ciarcelluti, secondo cartellino rosso e marchigiani che restano in 9. La partita si innervosisce e a farne le spese sono De Angelis e il suo vice Polci, che vengono allontanati entrambi dalla panchina. Nel finale Amaulo richiama a sé Gianmarino e getta nella mischia anche Ragazzu, passando al 3-4-3 e tentando il tutto per tutto. Al 41esimo Antenucci va in gol di tacco, ma la rete viene annullata per offside. E l'ultima occasione termina così, con la contestazione dei tifosi marchigiani nei confronti della terna, ma con un pareggio che ci può stare e che permette ad entrambe le formazioni di tornare a fare un piccolo passo in avanti in classifica. Pineto che, diciamo, porta a casa un punto dopo quattro giornate di digiuno, però insomma con la doppia superiorità numerica forse si poteva fare qualcosa in più. Per quanto riguarda la doppia superiorità numerica, questo è avvenuto negli ultimi 5 minuti, quindi ormai la lucidità era venuta a mancare, c'era molto agonismo in campo, quindi dovevamo essere un attimo più lucidi nel far girare palla e cercare di creare superiorità numerica sugli esterni. Questo non l'abbiamo fatto per 5 minuti. Poi al di là, ecco, magari dell'uomo in più o due in più, di solito analizzo sempre la prestazione. Sicuramente è una prestazione
con degli alti e bassi. E secondo me il pareggio è giusto, quindi al di là, ecco, degli episodi a favore o a sfavore, le decisioni dell'arbitro in un senso o nell'altro, magari per le espulsioni loro, per il gol annullato a noi. E analizzo la prestazione, penso che il pareggio è il risultato più giusto. Quindi noi ripartiamo, ecco, da questo punto in trasferta, dopo un momento difficile, dopo 4 sconfitte. E sappiamo che dobbiamo lavorare, abbiamo fatto degli errori importanti, quindi dobbiamo prestare un po' più attenzione e cercare, ecco, un attimo di trovare quegli equilibri giusti di squadra. Per quanto riguarda la partita, fino a quando è stato in campo Lodi c'era una squadra sola in campo. Dal momento dell'infortunio di Davide, che è un giocatore importante per noi, ovviamente è cambiata un po' la partita. Ci siamo un po' impauriti, abbiamo regalato un gol dell'1-1 perché un nostro giocatore non ha marcato assolutamente l'avversario, e poi quello la voleva mettere in mezzo, ha beccato un euro gol. Poi sono passati in vantaggio il Pineto, non lo so, dagli 11 metri mi sembra, non so se, non lo so, ditemelo voi, no, ero dalla panchina, non si vedeva. Tra parentesi, sono buttato fuori perché ho richiamato un mio giocatore che volevo andasse sulla respinta, quindi forse non si può più parlare neanche con i giocatori. Poi ho visto una squadra con grandissimo carattere che ha recuperato la partita, e nonostante avesse recuperato la partita qualcuno ha deciso che doveva perderla, e a un certo momento c'era una disparità in campo, 9 noi, 14 loro, 9 contro 14 non ce l'hanno fatta, anche se il Pineto è una buona squadra, farà un buon campionato, però mi sarebbe piaciuto giocare le partite a parità numerica, ma questa mi sembra che è un'intervista che abbiamo già visto con la Reganatese, abbiamo già visto a Fermo, quindi ormai